regina Camilla e Kate Middleton, scontro nel momento più difficile. Le due facce della monarchia a confronto? Spunta Lady Diana. Mai dimenticata, il ricordo dell'amatissima principessa del popolo è ancora molto vivo nel cuore dei suoi sudditi e ammiratori nel mondo. Morta in un incidente stradale quel terribile 31 gennaio 1997, la sua storia oggi ricorda per molti versi quella della giovane moglie del principe William. La futura monarca, infatti, avrebbe ricevuto un duro affondo dall'attuale regina consorte Camilla. La principessa Catherine, come re Carlo III, è lontana dagli eventi reali pubblici perché è impegnata nella lotta al cancro. I due, infatti, sono accomunati da un triste destino e stanno lottando per tornare alla propria normalità il prima possibile. Se da una parte, però, il sovrano in carica in uno dei suoi ultimi discorsi avrebbe invitato i futuri eredi al trono a stare uniti anche in questa difficile battaglia, di differente opinione è sua moglie Camilla. Stando a quanto si apprende da alcuni tabloid inglese, sembrerebbe che la regina Camilla abbia deciso di compiere un gesto shock nei confronti della giovane Middleton. Se questa indiscrezione dovesse rivelarsi vera, però, c'è poco da dire, la corona inglese tremerebbe. Forse quel giudizio di donna malvagia e a rivista, che sembra le abbia dato il principe Harry, potrebbe rivelarsi vero? Kate Middleton come Lady Diana, è la nuova vittima di Camilla? La notizia che la regina consorte avrebbe dato un simile consiglio al principe William pare abbia sconvolto tutti i suoi sudditi. Sembra crescere invece l'ammirazione per la futura regina consorte, attualmente assente dalla scena pubblica perché alle prese con la cura preventiva contro il cancro al colon che la affligge. Sono passate ormai settimane da quel 22 marzo 2024 quando Kate Middleton ha dato il triste annuncio della sua malattia, ma da quel momento la principessa del Galles non ha mai smesso di combattere come una leonessa per tornare ai doveri reali il prima possibile. In attesa dell'ok da parte dei medici, però, la giovane mamma ha bisogno di riposo e nessuno stress. Ecco che mentre attorno a lei si stringe il marito, i figli e tutta la sua famiglia di origine, arriva il duro affondo della regina consorte in carica. La moglie del re Carlo III avrebbe, infatti, suggerito al principe William di divorziare affinché la malattia della moglie non lo penalizzi nel suo percorso di ascesa al trono. Le brutte sorprese, però, non sono affatto finite qui. In uno dei recenti eventi della vita a corte, la sovrana sarebbe stata vista assieme a Lady Rose Hanbury, ovvero la presunta amante del principe William. E tra i sudditi c'è chi, addirittura, vocifera che la storica rivale di Lady Di le stia insegnando come rubare un marito. Kate Middleton come Lady Diana? Sembra quindi che la moglie del principe William abbia ereditato non solo il titolo di principessa del Galles, che un tempo fu della compianta suocera, ma anche la sua nemica numero uno. Ovvero, Camilla Parker Bowles oggi regina consorte al fianco di re Carlo III.